Ed eccoci qui ragazzi, secondo gameplay del videogame di Invincible, Guardiani del Globo. Ed eccoci qui, ripartiamo subito da dove ci eravamo lasciati, carne al fuoco, livello 6 su 10. Tanto riscattiamo i punti esperienza e tutto il resto. Ed eccoci qui, inizia la battaglia. La squadra è più forte, è cresciuta. Vediamo un po' che combiniamo. Vittoria, ottimo, bene. E si continua a combattere. Dobbiamo arrivare a 10, questa è la settima battaglia. Ve la ricordate, no? La fattoria, tutto il resto. Se vi siete persi il primo gameplay, ovviamente recuperatelo. Ovviamente, no? Così vi rimettete in paro. Muore sempre lui, ma noi vinciamo sempre lo stesso. Battaglia 8, via. Già sapete chi non riuscirà ad arrivare alla fine. Purtroppo è l'anello debole della squadra. Non posso farci niente per ora. Piano piano lo potenzierò oppure appena mi capita un eroe decisamente migliore, subito tolto. Comunque stavolta non crepa. Addirittura è uno dei migliori in campo. Incredibile, mi ha smentito subito, però resta comunque una schiappa. E continuiamo. È fatta anche questa volta, ragazzi. È fatta, vittoria. Andiamo. Ultima battaglia di questo livello. Attenzione, grave incidente. In un noto covo di mafiosi, eh? Rexplode, meglio non mandarlo, dice lui. Ma Rexplode vuole andare perché giustamente per lui è una faccenda personale. Quindi Rex deve andare. Perdonate sempre la pronuncia. Qualora fosse sbagliato, ovviamente. E quindi l'ultima battaglia è tosta, eh? Vai Duplicate, vai Rex. Abbiamo perso due componenti, ragazzi, sta botta. A sta botta due componenti abbiamo perso. Tre, pure duplicate. È tosta, ragazzi, eh. Tosta, tosta, tosta. Vai, vai, vai. Mossa speciale. Vai, Rex. Uno contro uno. Aia. Aia. Rex muore, muore. Sconfitta. Sconfitta. Dobbiamo potenziare gli eroi per forza. È arrivato il momento. Duplicate, uno dei miei personaggi preferiti. Anche Immortal non è male. Una bella suite Immortal, eh. Facciamo crescere anche Rex, che è importante. È il turno anche di Black. Molto sottovalutato Black.
Non è che sia chissà chi è, per carità di Dio, però è comunque molto sottovalutato. Vabbè, abbiamo potenziato tutti, ragazzi, quindi adesso si deve vincere per forza. Reclutiamo un eroe? Ci proviamo? Che facciamo? Oppure aggiorniamo la pagina? Reclutiamo, dai. Ormai ho spinto, ormai siamo andati. Ecco. Di nuovo. Magmanita. Uno dei più scarsi che ci siano in circolazione, mamma mia. Altro eroe, vediamo un po'. Stavolta uno raro per forza ci deve capitare. Tyrant. Ci è capitato Tyrant. Boh. Preferivo gli altri, però. Dai, magari. Ha delle doti nascoste. Il capo dei Flaxan non era male, ma anche Martian Man. Capo dei Flaxan non era male, ma anche Martian Man andava benissimo. Certo, poi il capo dei Flaxan per me sarebbe stato il top. Comunque, rigiochiamo questa battaglia che prima abbiamo perso. Quindi ora bisogna vincere. Bisogna vincere. Ecco, non poteva che essere lui il primo a morire. Mostro speciale a destra e a sinistra, da parte di Duplicate. E non solo. Black Samson è morto, ma stavolta vinciamo. Anche Duplicate, porca miseria. Di nuovo, sconfiggiamo il Rex, la copia di Rex maligna. Vabbè, qui discutono un po' tra di loro. C'è un altro Rex comunque. Noi per adesso lo abbiamo sconfitto. Però Rex ha un potere molto pericoloso, quindi un altro Rex, per di più cattivo, non è proprio il massimo. Anzi, comunque, mi sto divertendo tantissimo. Però lo votiamo un'altra volta il gioco, dai. Comunque top del top è Invincible, ragazzi. Amo questo franchise. Lo amo alla follia. Sul canale c'è anche il video della prima e della seconda serie completa di action figure di Invincible. E appena mi arriva la terza che ho prenotato più di 2 anni fa, e non è una battuta, l'ho prenotata più... Oh, Martian Man intanto. Bene, bene, soddisfatto. Vi dicevo, la serie 3 dell'action figure di Invincible io l'ho prenotata più di 2 anni fa. In teoria dovrebbe arrivare presto. Presto, per modo di dire, ovviamente, una battuta. Comunque non dovrebbe mancare ancora molto per l'arrivo di queste action figure. E insomma, appena mi arrivano le action figure della terza serie di Invincible, ovviamente farò il video anche su quelle. È in pre-order anche la quarta, ma stavolta, ragazzi, il pre-order non lo faccio più. Aspetto che escono, e appena sono nei negozi oppure negli shop online, li acquisto. Le acquisto, anzi. Acquisto le 2 action figure della serie 4. Va bene, qui ci spiega lo shop, il negozio. Possiamo aggiornare anche le possibilità di acquisto all'interno dello shop. Quindi ci possiamo concedere la possibilità che un item venga sostituito con l'aggiornamento da un item a noi più consono, più utile, più necessario in quel momento, magari rispetto a quelli proposti inizialmente dal videogame. Capitolo 3, i gemelli. 15 livelli qui, ragazzi. Tanti, eh? 15 livelli sono veramente tanti.
potenziamo un po' i nostri ragazzi prima di partire in questa nuova avventura, prima di disputare queste nuove battaglie. I pacchetti a pagamento, no, ragazzi, non pagherò mai. Gli acquisti in game io non li farò mai, proprio per scelta personale, non li farò mai. Capisco che chi ha sviluppato il gioco guadagna tantissimo, come è giusto che sia, insomma, cerca di monetizzare. Quindi è permesso farlo, quindi perché no? Tanti giocatori acquistano per vivere un'esperienza di gioco più completa, per vincere, per essere più forti degli avversari nei giochi online, e anche questo è lecito, lo capisco, però io non acquisterò mai nulla in game. Mai nulla. Allora, nuovo eroe alla fine. No, dai. Dai, ma che mi stai dicendo? No. Occasione buttata. Occasione buttata. Non è giusto, però. Vabbè, aumentiamo almeno il livello di qualche eroe tipo duplicate. Che fino adesso tra gli eroi che ho a disposizione è quella che preferisco di più. Continuiamo ad aumentare il livello dei nostri eroi. Più aumentano, più sono forti, meglio è. Niente, non possiamo più aumentare i livelli dei nostri eroi, perché siamo arrivati già al limite delle spese possibili. Abbiamo finito i soldi praticamente. Non abbiamo più una lira, quindi niente più potenziamenti. I gemelli Mauler. Adesso dobbiamo affrontare questi. Dai, combattiamo, va. Davanti al Burger Mart siamo. Non male il superpotere di Martian, del marziano, però crepa con la stessa velocità di Magmanite, o come si chiamava lì, neanche mi ricordo. Credo però Magmanita, Magmanite, boh. Comunque c'era magma sicuro davanti. Al resto della parola. Vabbè, alla fine è andata, raga. Con qualche defezione, però è andata. Complimenti per aver fermato la rapina. Bene, ottimo. Tanto lui lo sta interrogando, ovviamente, come potete ben vedere dall'immagine. Un interrogatorio molto, molto violento. Continuiamo a potenziare i nostri eroi. Più sono potenti, più battaglie possiamo vincere, ovviamente. E continuiamo a combattere sempre. Beh, qui è andata meglio. Rimaniamo in 3 contro 1. Ottima vittoria, dai, ottima vittoria. Poteva andare meglio, ma poteva andare anche peggio. Comunque, ottima vittoria. E si prosegue, si continua a combattere. Sempre davanti al Burger Mart. Adesso loro sono solo in tre. Però vedo due duplicate, se non sbaglio. Eh sì. Quindi attenzione. Però certo. 3 contro 5. Qui bisognerebbe vincere facile.
Invece stiamo faticando. Si susseguono un sacco di mosse speciali e alla fine vinciamo. Con tutti gli eroi vivi. Bene, ottimo. Bella prova. Certo che se perdevamo contro 3 c'era un problema di fondo, eh. Facciamo salire di livello i nostri eroi e proseguiamo con un'altra battaglia. Ancora 3. Ho paura che gli ultimi 3, gli ultimi livelli saranno belli tosti. E quindi loro continuano a combattere in 3. Meglio così. Certo che se poi il livello dei 3 della CPU si alza, anche se sono solo in 3, poi diventa difficile batterli perché fanno la differenza. Questi durano un po' di più, infatti. Sono più difficili da uccidere rispetto a quelli di prima. Comunque, altra vittoria. Rimangono sempre tutti e 5 gli eroi in vita fino alla fine della battaglia. Però non è detto che sarà sempre così. Ok, e proseguiamo con le battaglie. Vittoria, di nuovo. Sempre tutti e 5 i supereroi vivi. Bene così. Ottimo. Allora, reclutiamo un altro eroe e ci dice male, perché già ce l'abbiamo. Niente. Vabbè, ho sbagliato io a provarci però. Dovevo tenermi i diamanti. Comunque, ragazzi, iscrivetevi al canale e noi, come al solito, ci becchiamo al prossimo video. Ciao belli!